5. Corpo corruttibile. Agostino d'Ippona, 354-430 d.C., filosofo, vescovo, teologo, in La città di Dio, XII, dice: «Il corpo corruttibile appesantisce l'anima umana, e questo grave peso curva il suo pensiero e l'attacca alla terra». Commento. Il corpo corruttibile ha lo stesso valore dell'anima umana che, per cessare di essere umana, ha bisogno del corpo corruttibile.